Buongiorno, buongiornissimo. Siamo in diretta qui su Instagram, una diretta insolita. Aspettiamo che qualcuno si colleghi, nel frattempo vediamo se questo aggeggino regge. E allora, vediamo qui come funziona questo aggeggino di Instagram. E allora, signori, buongiorno, buongiorno in diretta. Ciao Davide. Allora, praticamente oggi mi fate un po' di compagnia mentre sono qui in macchina che torno praticamente a casa. Ho un aggeggino nuovo che mi ha regalato la mia amatissima fidanzata, che è uno strumento, diciamo, usuale, ovvero quello che si mette in macchina per poggiare il telefono, però dato che ce l'ho, lo uso per ottimizzare i tempi e quindi darvi del contenuto gratis e aiutarvi a dare più esami ad ogni sessione, perché ragazzi siete in mezzo alla sessione e quindi avete il bisogno di recepire informazioni, spesso di essere anche stimolati. Molti ragazzi non ne possono più. Fino a ieri vedevo ragazzi, studenti universitari, che dicevano: "Non ce la faccio più, devo uscire, sto impazzendo, sono chiuso a casa". E scusate se ogni tanto non vi guardo, ma devo guardare anche la strada. E quindi dicevo: "Non ce la faccio più, devo studiare, questo studio matto e disperato mi sta uccidendo", eccetera eccetera. Ragazzi, vivono all'università. Intanto ciao amore mio, ciao 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 ciao. Allora, quindi dicevo, vivono all'università come un incubo, perché praticamente veramente, cioè, in quel momento della loro vita, l'università diventa la cosa più difficile, più impossibile, più complicata e più veramente, come dire, una cosa veramente che ti toglie il fiato, ti toglie la vita. E quindi hanno queste difficoltà, iniziano a dire veramente che la loro vita è una merda, che la loro vita fa schifo, che non ne possono più di studiare, eccetera, eccetera. Io ovviamente non li critico, perché quando ero anch'io in quella situazione, sicuramente sapevo che i miei voti non erano tutto, sapevo che superare un esame non era tutto, però è anche normale, va, che una persona che si fa il culo, ciao intanto Edi credo che il suo nome si dica giusto, sia giusto così, ciao Genova Momo. Cosa perché? Non leggo che hai scritto un perché, non capisco. Dicevo, è normale che uno studente, una studentessa che ovviamente si fa il culo per tanti mesi, poi deve arrivare arriva alla sessione che è un attimo impaurita, arriva ad essere preoccupata, e giustamente perché? Perché altrimenti sta rischiando. Il rischio qual è? Il suo rischio, però, quello di perdere tanto tempo, non solo per tutto il tempo investito, tutti i sacrifici messi, ciao Cristina, ma anche e soprattutto per i mesi che verranno, perché si ritrovano appunto con più materie da dare, qualora la sessione dovesse andare male, più materie da dare, indietro, perché quelle precedenti non sono riuscite a darle, poi ci sono quelle nuove, insomma è tutto un casino, ragazzi. E quindi ovviamente gli studenti iniziano ad avere paura. Ora, si ha paura degli esami, in realtà la paura non è per l'esame, la paura è per il risultato, cioè il risultato che non arriva. Quindi quello che succede è che voi vi impegnate tanto, cioè io do per scontato che voi vi impegnate, perché non penso che siete dei fancazzisti. Va bene che ora siete su Instagram, ma non significa che siete delle persone che non vi impegnate, che non si impegnano. Quindi voi vi impegnate tanto, la vera paura non è la paura degli esami, perché voi non avete paura di fare l'esame, voi non avete paura di andare davanti al professore a dire, voi avete paura, uno, avete spesso la paura della scena muta, e l'avevo anch'io, era una delle paure più grandi, fino a quando poi non ho scoperto come superare la scena muta. L'altra paura in realtà è la paura di un mancato risultato, quindi un risultato che non arriva, la paura di rimanere indietro, la paura di non farcela, la paura di vedere i genitori, di deludere le aspettative dei genitori, la paura di rimanere indietro. Quindi tutte queste paure, ovviamente, anzi ditemi se sbaglio, ditemi come la pensate, tutta questa paura ovviamente spesso vi blocca. Qual è il tema di questa diretta? In realtà non ha un tema, nel senso che sto provando un nuovo aggeggio, come dicevo poco fa, e lo voglio provare per
parlare un attimo con voi, fare una diretta, probabilmente magari la farò ogni giorno se è una cosa che piace, così vi sostengo a distanza per questi esami. Però il concetto è quello, ragazzi, cioè avere paura non dell'esame ma di quello che può risultare. Allora cosa dovete fare voi per superare questa paura? Intanto non vi dovete focalizzare sul risultato negativo, ma dovete focalizzarvi sul risultato positivo. Non tanto per una questione pensa positivo eccetera eccetera, ma per un discorso che la paura, in realtà ci sono due tipi di paura. Esiste la paura reale e la paura percepita. La paura reale è quella paura che si verifica nel momento in cui c'è qualcosa di reale, quindi per esempio c'è un terremoto e ho paura di morire, l'aereo, il comandante mi dice che stiamo precipitando e allora ho paura, è una paura reale. Al contrario, se sono su un aereo e ho paura che l'aereo cada, ma l'aereo sta viaggiando tranquillamente, quella è una paura percepita. Allo stesso modo voi avete paura di bocciare, non perché non siete preparati, non avete studiato, perché il professore vi sta facendo in quell'esatto momento una domanda che non sapete, a cui non sapete rispondere, ma avete paura semplicemente di che questo possa accadere. Questa paura percepita, si iniziate a pensarci continuamente, il vostro focus si rivolge da quella parte, va da quella parte, e quindi voi avete paura che questo accade e questa paura diventa realtà. Quindi per voi, nella vostra testa, specie se siete delle ragazze, perché le ragazze in queste sono bravissime, iniziano a vivere quella paura come se quel fatto stesse accadendo. Quindi hanno talmente paura spesso che neanche si presentano all'esame dopo mesi e mesi di studio. È vero o no? Ditemi come la pensate. Quindi questo è un tema, cioè quello di superare la paura è sicuramente una cosa importante, spostando il focus. Se voi non spostate il focus, non avrete sempre paura e la vostra performance all'esame sarà sempre, sempre, sempre pessima. O comunque buona, ma non all'altezza di quello che è la vostra preparazione. È una cosa che incide. Ho visto tantissimi studenti che sono preparati agli esami, cioè che studiano mesi, però spesso erano anche più preparati di me, perché avevano avuto più tempo, però poi arrivavano davanti al professore con la paura e allora recitavano, passatemi il termine, male, cioè andavano a ripetere le cose male al professore, andavano a dare risposte confuse, quindi trasmettere un'idea di loro, diciamo nella loro preparazione, che non era quella reale. Quindi spesso dicevano, cavolo, io ho il problema che all'esame poi, e infatti preferisco l'esame scritto, perché anche se c'è meno paura, poi là entra in gioco tutta una questione di ansia, di qualcosa. Intanto ciao italiano non so chi è, italiano 091 forse, o 0191, ciao Noemi. Quindi ragazzi, questo, cioè il problema grande è la paura degli esami. Voi sicuramente state vivendo, se avete esami adesso, siete in pieno di questa paura. E voi assolutamente dovete lavorare su voi stessi per spostare la paura. Non che la paura la eliminate, perché avere paura non è una cosa negativa. Chiunque ha paura, specie quando ci sono in palio delle cose importanti, o che per voi sono importanti, la paura si ha. Io ce l'ho spesso, ce l'ho quasi tutti i giorni, ho paura. Chiunque ha paura, ma non bisogna nascondere oppure cercare di non avere paura, bisogna piuttosto cercare di superare la paura e quindi sconfiggerla con il coraggio, e soprattutto lavorare su se stessi per non farsi influenzare dalla paura, fare in modo che la paura non influenzi le nostre prestazioni, le nostre performance e il nostro andamento, la nostra costanza. Quindi che la paura non diventi uno dei fattori, dei distruttori di piani che noi spieghiamo all'interno del corso Sessione col Botto. Ah, per chi non lo sapesse, Sessione col Botto è il primo e unico corso in Italia in cui io e Attilio consegniamo il nostro personale sistema che usavamo quando eravamo studenti lavoratori, andavamo all'università, per preparare due o più materie contemporaneamente. Cioè spieghiamo passo passo tutto quello che facevamo per scegliere le materie da dare, calcolare i tempi considerando gli imprevisti, gestire il tempo dato che eravamo studenti lavoratori, cioè organizzare e dividere lo studio, e il tutto prendendo voti alti, quindi come ci preparavamo, controllare che i nostri piani siano giusti, vi dico già che la tabella di marcia è sbagliata. Ciao pillole di positività, grande pillole di positività, dai che ce n'è di bisogno di pillole di positività, non tanto per me perché non ho di questi problemi qui, ma molti studenti sono in crisi. Ciao intanto Eddie, io non so come ti pronunci, Eddie.
questo nome troppo lungo non riesco a leggerlo. E quindi, ragazzi, dovete appunto superare la paura. Vi dicevo, Sessione col Botto è il primo e unico corso in Italia. Lo trovate, per chi è interessato, o mi scrivete in direct qui sull'account Laurearsi Velocemente, non in privato, che sennò poi la mia ragazza è gelosa e tutto quanto. Quindi smettetela di scrivermi in privato. Scrivetemi qui in privato se volete il link, oppure ve lo dico, laurearsivelocemente.com/sessione, e trovate, c'è anche il video trailer del corso dal vivo. Ragazzi, è stato un corso veramente della Madonna, è bellissimo. Trovate il trailer di questo corso. Ciao, tu che hai fatto così, non so come ti chiami perché non riesco a vederti, però va bene. E quindi, ragazzi, tema numero uno, sessione, avete gli esami a breve, dovete assolutamente superare, o comunque spostare il focus per superare la paura degli esami. Questa è una strategia che sicuramente su me ha avuto grandissimi risultati. Io, considerate che sono una persona di base relativamente ansiosa, però arrivavo, diciamo, a dover necessariamente mangiare in bianco per l'esame, perché altrimenti stavo male, potete capire quanto stavo male. Facevo una dieta che durava tipo una settimana prima dell'esame, insomma, erano tutte cose particolari che però mi facevano andare meglio all'esame, poi, quando le ho scoperte. Però lavoravo anche su me stesso. Quando sono riuscito a lavorare su me stesso e non avere più la paura degli esami, ero sicuramente un minimo in ansia, ma l'ansia, anche l'ansia e lo stress, non è negativo fino a un certo livello. È negativo quando supera un determinato livello e quindi arriva a compromettere le vostre prestazioni, sia durante lo studio sia no. Ora, per chi è iscritto ai nostri siti, insomma, per chi riceve scaricati i video gratuiti, se hai visto i video corsi gratis, eccetera, che trovate per esempio su laurearsilavorando.com per i studenti lavoratori, oppure Laurearsi Velocemente, chi ha letto il libro, eccetera, eccetera. Stamattina ho mandato una mail in cui chiedevo di rispondermi a tre domande specifiche, ovvero cosa volevate ottenere. Vorreste ottenere ora velocemente per i vostri esami universitari, qual è la difficoltà più grande che gli studenti incontrano durante la preparazione degli esami, e poi di cosa non erano contenti per gli altri corsi o libri che avevano comprato, magari su metodi di studio, apprendimento, eccetera, eccetera. Sapete qual è stata la risposta più frequente per queste cose qui? Ovviamente non riferito ai nostri corsi, che la maggior parte di corsi che ci sono online sono poco applicabili, un sacco di teorie, poca applicazione, corsi che si dilungano su cose che poi non sono applicabili, corsi che parlano di metodo ma che non danno nessun metodo, e insomma, c'è pure questo, ragazzi, qui siamo al limite della truffa ragazzi, se io ti dico ti do il metodo e poi non te lo do, è una truffa, tu mi paghi, ti ho truffato. E quindi niente, ragazzi, mi avete accompagnato, ho fatto un po' l'insalata di parole, però era tra l'altro una prima diretta improvvisata, non avevo neanche un tema, non avevo nulla. Mi state accompagnando verso casa, cioè, potremmo farla veramente ogni giorno, una direttina così, in cui vi collegate, mi fate compagnia. Ciao, intanto te che stai vedendo, ti sei collegato adesso, fatemi un bel cuoricino se mi vedete bene, oppure un bel like. Quindi, ragazzi, questo, siamo quasi arrivati a casa, qui la gente mi guarda male, ma la situazione è questa qui. Quindi, ragazzi, non avete paura degli esami, spostate il focus, capisco che è una cosa importante per voi, capisco, sappiate che non è la cosa più importante della vita, che se un esame va male non succede nulla. Ovviamente non voglio banalizzarvi e diciamo rendervi grande, tu che hai messo il cuore, grandissimo. Non voglio ridurvi, diciamo, non voglio, come si dice, sminuire quello che state facendo, perché quando io ero al vostro posto non mi sono dimenticato di cosa si prova quando uno deve dare gli esami, però mi raccomando, cioè, nel senso, spostate, lavorate almeno su voi stessi per stare più calmi, perché la paura fa brutti scherzi, e la paura, se non è dominata, fa brutti scherzi. Se è dominata, quello che succede è che vi fa produrre di più. Voi forse non lo sapete, ma è così. Tra l'altro, all'interno del libro Come laurearsi velocemente e con voti alti, che trovate su Amazon, a una cifra ridicola, tra l'altro scontata, perché il prezzo di destino è 37, ora mi sembra che è tipo 24, qualcosa del genere.
c'è proprio tutta una parte relativa allo stress, all'ansia, di come superarla, eccetera, eccetera, ma con consigli pratici, cioè vi spieghiamo non solo da dove nasce l'ansia dal punto di vista pratico, non psicologico, eccetera, eccetera, ma dal punto di vista pratico. E vi spieghiamo anche, bastarda mi ha fregato il parcheggio, e vi spieghiamo anche come superarla, come superare l'ansia preesame, come abbassare lo stress, come sconfiggere lo stress, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, gli strumenti li avete, il libro Come lavarsi velocemente, corso sessione col botto, lavarsivelocemente.com/corso, scusami, /sessione, sentite la freccia. Allora, Abdo99, non so, penso di aver letto bene. Sì, mi ha fregato il parcheggio questa qua. Però ora si fa indietro, perché altrimenti penso che si faccia indietro. Vediamo che succede. Ragazzi, la dovreste vedere. Cioè, a parte che... vabbè, non lo dico perché siamo in diretta. Dico... che non sto capendo bene, ragazzi. Ci sta ogni tanto. Sì, in effetti ci sta. Cos'è che ci sta, Abdou? Cos'è che ci sta? La diretta o cosa che mi frega nel parcheggio ci sta? Ora vediamo che succede, perché forse non c'entriamo, sapete. Cos'è che ci sta, che mi frega nel parcheggio? Oppure c'è una donna, ragazzi, che mi frega il parcheggio. Ah, sì, tra l'altro forse li faccio ogni giorno. Ogni giorno a quest'ora mi collego e vi faccio la diretta con questo aggeggio nuovo che mi ha regalato la mia amatissima fidanzata. Ragazzi, io vi do... aspettate, no, non ci entro. Mi ha fregato il parcheggio, ragazzi. Mi ha fregato il parcheggio. Mi ha fregato il parcheggio, ma io ne ho trovato subito un altro, ecco qua. Sì, ci stanno assolutamente. Sono tra l'altro consigli gratuiti, poi tolgo il video, lo metto su IGTV. Così ve lo potete rivedere tutte le volte che volete. Lo metto anche su YouTube, lo metto pure dove volete. sì, ci stanno assolutamente. Abdo, se non l'hai fatto, compra subito il libro Come lavarsi velocemente con voti alti. Anzi, non lo comprare se non l'hai comprato, perché significa che non ti interessava. Niente, ragazzi, sono arrivato, quindi mi avete fatto compagnia. Ci vediamo domani. Faccio in una... no, domani non lo so in realtà se la faccio. Non lo so, vediamo se la faccio. Vediamo, perché domani sono molto impegnato. Mi raccomando, spostate il focus, annullate la paura, superate lo stress e l'ansia e in bocca al lupo per i vostri esami. Ciao.